Resident Evil 2. Diavolo, serve la tessera. Cos'è uno scherzo? Sei. Sta attento. Abbassala. FBI. Mi scusi. Grazie. Per l'aiuto. Strano, tu sia ancora vivo. FBI, eh? Che succede qui? Mi spiace. Informazione confidenziale. Dove va? Per il tuo bene. Smetti di fare domande e vattene da qui. Ehi! Non abbiamo finito! Posso crederci, un essere umano. Ciao, umano. Sei qui da molto? Abbastanza. Siamo gli unici ancora vivi? No, no, ce ne sono altri. Ah, buona notizia, credo. Sì. A meno che non stia aiutando Irons. Irons? Il commissario Irons? È ancora qui? Chi lo sa. Spero sia finito in pasto a quelli. Che vorresti dire? È lui lo stronzo che mi ha chiuso qui. Beh, avrà avuto le sue ragioni. Ma certo. Stavo per pubblicare le sue porcherie. Penso che io avrei fatto lo stesso. Ehi, facciamo un patto. Tirami fuori e ti do questo. È l'unico modo per uscire dal parcheggio, fidati! Scusa, non posso farlo. Devo parlarne col commissario. Senti, siamo entrambi prigionieri qui. Quindi o collaboriamo e riusciamo a uscire o... Merda, arriva! Cosa? Chi arriva? Avanti! Dai, non fare lo stronzo! Ne avrai bisogno! Tirami fuori da qui, cazzo! Oh, Cristo santo! Chi va là? Sono io.
Metti via quell'affare. Non so cosa sia stato. È successo in fretta. Ti ho detto di andartene. Non vorrei finire come Ben, vero? Lo conosceva? Era un informatore. Aveva dati utili alle mie indagini. Quindi non stava mentendo. Ehi, non può continuare ad andarsene. Non so neanche il suo nome. Mi chiamo Leon Kennedy. Trova come uscire, Leon. C'è poco tempo. Poi parleremo. Mi chiamo Ada. Vale ancora il patto?
Thank you.
Spero di non doverci scrivere un rapporto. Yeah!
Era davvero troppo strano che la Umbrella comparisse tra i donatori. Mi avevi detto che l'intervista era sulle borse di studio della Umbrella. Dai, Annette, a chi credi che importi? Vogliono sapere del virus G e di quella cazzo di voragine che si è aperta in città. Girano voci che vada dritta al tuo laboratorio sotterraneo. Allora, laboratorio. Hai intenzione di dirmi tutto oppure vuoi continuare a fare la mia... Stronza. Cosa? La stanno cercando. Si mette male. Dateci un taglio. Sono stanca. È la seconda volta che ti salvo. Non pensavo tenesse il conto. Ehi, questo non è un gioco. Non posso crederci. Ma qui non muore niente. Hai con te la tessera? Sì, è questo. Speravo potesse spiegarmi. Forse. Prima lo sento. Andiamocene. Vogliamo aprire la serranda? Era l'informazione che voleva? Purtroppo no. Ben ha fallito. Allora che cosa cerca esattamente? Altre informazioni su chi ha causato il disastro. E tu? Credi di poter salvare il mondo? Beh, qualcuno dovrà pur comunicarlo alle autorità. Abbiamo bisogno di rinforzi per salvare la città. È bloccata. L'unico modo è passare per quel negozio. Che disastro.
Non muoverti. Non le farò niente. Ho detto, non muoverti. Voglio solo passare. La prego di abbassare l'arma. Stai zitto. Adesso ti giri e torni indietro. A sua figlia servono cure. Non dirmi come trattare mia figlia. Buttala. No! Aspetta! Spostati. L'ha eliminata prima che si trasformi. Eliminata? È la mia bambina, cazzo! Ada. Lasciamo stare. Emma! Tesoro, ti ho detto di stare dentro. Papà. Sì, cara, papà è qui. Sono qui. Ok? Quelle cazzo di cose là fuori. Guardate che hanno fatto. Sei un poliziotto. Dovresti sapere perché, come diavolo è potuto succedere! Era il nostro angioletto. Mamma. Mamma dorme, tesoro. Ok? E ora farai nanna anche tu, ok? Emma? Andate via! Lasciateci in pace! Senta, va bene tenere all'oscuro me, ma perché lui? Voglio scoprire che succede qui e fermare chi c'è dietro. Aiutare persone così. Per questo sono entrato in polizia. Io devo fermare l'operazione dell'Umbrella. Potremmo morire. Voglio salvare questa città. Io ci sto. Conosci l'Umbrella Corporation? È un'azienda che produce segretamente armi biologiche. Hanno un virus. Trasforma le persone in creature indistruttibili. Questo spiega tutte le cose orribili. Per questo sto cercando Annette Burke. È la ricercatrice dell'Umbrella che ha diffuso il virus. Devo neutralizzarla. Qui arriveremo ad Annette. A quanto dice, le fogne sembrano un posto adatto a lei. Puoi dirlo. Dopo di te. Wow, grazie. Non riesco a immaginare uno scienziato qui sotto. Per il QG, così si arriva al laboratorio segreto dell'Umbrella. Andiamo. Le fogne sono gestite dal comune. Come possono nascondere alle autorità una struttura così? Benvenuto in America. L'Umbrella controlla Raccoon City da anni. Merda!
tirarsi indietro. Scherzi, dovrai sopportarmi fino alla fine. Sicura che sia di qua? Così pare. Aspetti. Alligatore del cazzo. Leon, di qua. Cosa diavolo è? Muoviti a salire. Ti avevo avvisato. Aveva detto che il virus trasforma le persone in mostre, non i rettili. Tusce, sono sorpresa tu sia ancora intero. Non riesco a capire. L'Umbrella. A chi vende mostri del genere? Al nostro esercito? Ad altri stati? Non vendono mostri, vendono i virus che li creano. E Annette li sa rialzare. E quella donna è molto più pericolosa di quell'alligatore. Ma dove sei? Annette Burke. Stava cercando lei? Non c'è più tempo. Devo sbarazzarmene. Siamo qui per il virus G. Puoi scordartelo. L'avverto, dottoressa. Ah, sì? Ehi! Ferma! Non sembra la tipica scienziata. Leon. Non pensi a me. Lei vada. La fermi prima che scappi. Sono fuori dalla struttura. Insegua Annette. Se non ce l'ha lei, sarà nel Nest. Una volta preso, ordinerò l'estrazione. Corri quanto vuoi, Annette, ma non puoi nasconderti. È l'ora del gioiellino.
gioco da ragazzi. Ora sei mia. Sempre la migliore a scappare. Metti. Complimenti. Vuoi bruciarmi? Non metterai mai le mani su di me. Non sono la sola. Lo sai questo. E non sarai la sola a morire. Sa il fatto suo. Account ospite confermato. ID autorizzato fino al 1° ottobre. Restituirlo entro questa data. Non credo proprio. Thank you.
basta giocare a nascondino. E va bene. Cambiamo gioco. Dimmi, tuo marito è ancora vivo? O l'hai ucciso per prenderti il merito del giro? Teoria interessante. Se non collabori, otterrò un campione dal Nest. Non finché sarò viva. Serve. Ada. Ada. Diavolo. Ada, dove è andata?